Amici, amici carissimi del Tino Carogati, ben ritrovati come sempre qui sulle frequenze di YouTube per questa lezione di pianoforte leggero numero 199. Parlerò delle scale per improvvisare. Diciamo che è un argomento che ho già trattato durante le lezioni durante le quali ho parlato di improvvisazione, ma mi è stato richiesto proprio di fare un po' una lezione sunto di tutte quelle che possono essere le scale che ci servono quando improvvisiamo su una armonia, su un brano. Non credo di avere nient'altro da dire a livello di prefazione, quindi andrei direttamente alla tastiera così. È sempre una cosa più pratica. Allora, tastiera che oggi ho tenuto abbastanza allargata, nel senso che ho fatto in modo che si riprendesse una porzione bella. Andiamo dal do centrale è questo, quasi in mezzo alla telecamera. Allora, dunque, le scale che si usano per improvvisare. È una cosa che mi vede quasi sempre esordire con i miei allievi. Dico che vengono da me la prima volta o comunque sono digiuni di musica, o completamente o più o meno. Le scale sono le scale maggiori, parliamo delle scale maggiori, sono veramente il fondamento della musica. Dalle scale maggiori nascono le armonie, nascono gli accordi, ma non solamente, perché sappiamo che poi sulle scale maggiori si costruiscono gli intervalli, dalle scale maggiori nascono le scale modali, e non solamente, dalle scale maggiori nascono anche tutte le altre scale, perché si fa sempre riferimento a quella tipologia. Scala maggiore. Questa è la scala di Do maggiore, lo sappiamo tutti, è la più semplice, i tasti sono solo ed esclusivamente bianchi, quindi è facile suonarla, ma è chiaro che se dal Do ci spostiamo in un'altra tonalità, le cose cominciano a cambiare, tant'è che ho sbagliato pure. Ogni tonalità, ogni centotonale si basa su una armonia la cui scala poi è fondamentale, perché l'armonizzazione di questa scala dà origine alla famiglia delle armonie che sono poi parte fondamentale di una tonalità. Quindi occorre conoscerle bene, non tanto a livello di velocità, piuttosto che saperle fare a mani unite o queste cose, moti contrari. A me personalmente queste cose interessano sempre molto poco. Che mi interessa invece molto è che voi le sappiate queste scale. Se io dico qual è la scala di Si, pronti, bisogna saperla fare e saperla memorizzare, oltre al fatto di conoscere che la scala di Si presenta 5 alterazioni, quella di Fa diesis ne ha 6 e quant'altro. Va bene, le scale maggiori, l'abbiamo detto tante volte, ma voglio precisare un po' di cosine perché, come ho detto già nella lezione precedente, non tutti hanno visto le mie lezioni. Quindi, scale maggiori è che sono un'alternanza di toni e semitoni, due toni, un semitono, tre toni e un semitono. Questi sono due toni, un semitono, questa è una serie di tre toni, e a chiudere, andando ad appoggiarci sull'ottava della nostra tonica di partenza, abbiamo un intervallo di un altro semitono. Chiaro che con questo cliché noi andiamo a costruire tutte e 12 le nostre scale maggiori, che poi peraltro sappiamo che sono 15, perché 3 sono omofone, però nella sostanza sono 12 quante sono le note
del nostro pianoforte, delle note musicali, non solo del pianoforte. Allora, dalle scale maggiori, dicevo, poi nascono gli accordi, che sono l'ossatura portante di un brano, no? L'armonia, quindi gli accordi, primo, terzo, quinto, e si ha la triade fondamentale alla quale poi possono essere aggiunte varie tensioni che io amo chiamare basse tensioni oppure alte tensioni, quando cioè poi danno un carattere molto particolare, specifico all'accordo. Dalle scale maggiori, dicevo, partendo da punti diversi, abbiamo la nascita, l'origine delle scale modali. Ho fatto una lezione in due parti addirittura, quindi non mi trattengo molto su questo argomento, ma la sonorità che abbiamo, per dirla in breve, è diversa, perché le scale modali, oltretutto, partendo appunto da punti diversi della stessa scala, io adesso sto facendo l'esempio in do maggiore, e danno origine a scale che possono essere minori o maggiori, come peraltro gli accordi che noi andiamo ad armonizzare sulla scala di maggiore sono o maggiori, ma anche minori, maggiore, maggiore, minore, diminuito, che poi è un accordo minore. Ecco, quando si improvvisa, sicuramente le scale maggiori vengono usate. E come? Ma diciamo che nel momento in cui noi improvvisiamo, l'ho detto tante volte anche questo, non possiamo usare una scala riferita unicamente all'accordo in questione. Nel senso, io sono in do maggiore, sto suonando un accordo di do maggiore, uso la scala di do maggiore. Sì, se siamo in do maggiore, se la tonalità del brano è do maggiore, io uso la scala improvviso. Questa è un'improvvisazione molto semplice, ma io l'ho fatto utilizzando le note di do maggiore, ma perché il mio brano è in do maggiore. La tonalità, il centro tonale è do maggiore. Se io fossi in sol, non potrei più usare queste note, dovrei usare le note della scala di sol, che presenta un'alterazione. Quindi questo do diventerebbe, giusto per dargli un senso nomenclativo, diventerebbe un fa con il quarto grado alterato, quindi un fa lidio. Ma nella realtà io poi vado comunque a suonare la scala di sol. Per cui quando ci viene chiesto, ma che, mi viene chiesto, cosa, che scala uso io quando suono in re minore? Ecco, dare una risposta a questa domanda è impossibile, perché se siamo in re minore, noi useremo la scala di re minore naturale. Se noi siamo in do, noi useremo il do dorico, il re dorico, perché siamo sotto l'influenza del do che non presenta alterazioni, quindi io non suonerò più la mia scala di re minore con la presenza del si bemolle. Se la tonalità cambia ancora, esempio, io sono in si bemolle, io dovrò tenere presente che il si bemolle ha due alterazioni, quindi la mia scala di re minore sarà una re frigio, e così via. Non può bastare conoscere l'armonia di quel momento, occorre sempre vederla questa armonia relazionata al centro tonale. E poi anche questo non basta, perché è buona regola improvvisare su un accordo sapendo quello che succede dopo. Perché se io sono in sol, anzi sono in una certa tonalità, devo suonare una scala misolidia di sol, perché sto appunto andando in do maggiore. Il mio accordo risolutivo, la mia armonia risolutiva è quella di do maggiore. Se io vado in do minore,
dovrò far sentire il mi bemolle modale del mio, della mia armonia di do minore, risolvente o di risoluzione. Quindi la mia scala di sol non potrà più essere una scala misolidia, sarà una scala diversa che adesso andremo a vedere. Quindi quando si improvvisa, i concetti da tenere presente sono la tonalità, assolutamente, e poi sapere che cosa succede dopo quell'accordo. Bene, prendiamo in considerazione comunque adesso armonie maggiori, nel senso che io sono in do maggiore e l'ho detto, uso la scala cosiddetta ionica, cioè do maggiore. Ovviamente quando si improvvisa non si improvvisa suonando le scale, no? Si saltella, le scale sono le note che noi andiamo ad usare. In una improvvisazione poi ci sono molti altri aspetti fondamentali. Si arpeggia, si fanno dei cromatismi, si fanno degli ostinati, si sta zitti. Le pause sono fondamentali perché sappiamo che quando improvvisiamo è come quando parliamo, dobbiamo tirare il fiato. E sempre a questo proposito io faccio far sempre mente locale ad uno strumento a fiato, il quale ha proprio necessità fisiologica di prendere fiato e deve fare gioco forza, come ho fatto io adesso, di prendere fiato, quindi di stare in silenzio. Ma non è sufficiente il silenzio che necessita per prendere il fiato. Le pause possono e devono essere anche molto più lunghe. Allora, quando siamo in presenza di un accordo, una triade maggiore, noi generalmente andiamo a utilizzare la scala di questa armonia, fatto salvo che in questa armonia, su questa armonia verte il nostro centro tonale, altrimenti il discorso appunto è diverso, come ho detto prima. Diverso è il discorso se l'accordo è un accordo di settima maggiore. Anche qua va bene usare la scala, siamo in do e suoniamo un'armonia di do settima maggiore, va bene usare la scala di do, funziona, ma attenzione di non fermiamoci su quelle note che vanno a contrastare con la settima. Quindi il Do che contrasta con il Si, il Fa che contrasta con il Mi, terza del nostro Do. Ecco perché io consiglio sempre di pensare alla dominante del nostro accordo, siamo in Do, in questo caso è il Sol, e di suonarci una bella pentatonica. In questo caso noi eviteremo sicuramente, non possiamo sbagliare, perché nella pentatonica di Sol il Si e il Fa che vanno a cozzare in Do non sono presenti. Ecco qua. Se il nostro accordo di settima maggiore presenta anche una nona, presenta anche una tredicesima, non cambia nulla, valgono le stesse regole. Nel caso di un Do tredicesima è chiaramente un Do sesta, dove non abbiamo la presenza della settima maggiore, a questo punto veramente tutte le note della scala di Do vanno bene. Anche se il Fa rimane a contrasto con il Mi, quindi adoperiamolo come nota semplicemente di passaggio. Ma è chiaro che a questo punto il Do non va a cozzare contro niente, perché la settima non c'è e quindi lo possiamo suonare tranquillamente. Io ho saltato nel fare questo passaggio proprio il Fa. Cosa succede? È un po' il percorso, sto facendo il percorso che ho fatto nella lezione di settimana scorsa sui voicing. Procedo allo stesso modo andando a vedere gli accordi minori. Gli accordi minori, come detto,
subiscono fortemente anche loro, logicamente, l'influenza, diciamo così, della tonalità nella quale vengono eseguiti. Torno a ripetere, sì, io sono re minore. Improvviserò usando una scala di re minore, in questo caso è un re minore eolio, ma è una scala di re minore naturale. Se sono in do userò un re dorico. Ho fatto un movimento secondo, quinto, primo, re minore, sol, do, e nel momento in cui ero in re minore io ho usato la scala di do in pratica. Adesso ho fatto un arpeggio, per esempio. Importante è anche l'età, che note, cioè dove andiamo noi a concludere il nostro discorso dopo che abbiamo usato le nostre scale. Dobbiamo fermarci naturalmente, perché ho detto che le pause sono fondamentali e non ci andremo a fermare su una nota qualsiasi. Non mi fermerò mai su un fa giunto sul do dopo aver fatto una progressione secondo, quinto, primo. Mi fermerò sulla quinta, sulla terza, sulla settima maggiore se sto suonando un do settima maggiore, sulla nona va benissimo, sulla sesta o tredicesima che dir si voglia va benissimo. Anche qua valgono un po' le regole della scala della pentatonica riferita alla dominante, andrò a fermarmi su una di quelle note lì, gioco forza, altrimenti qualsiasi altra contrasterebbe con quelle della nostra armonia. Se che è successo? È caduto il portafoglio, c'era in tasca il portafoglio, è caduto, lascialo lì che magari chissà che cresca una qualche pianta di 50 euro. Anche se ho le piastrelle, non è mai detto, quindi. Allora, io che mi metto al solito con la mia gambetta cavallata perché sta troppo comodo. Dunque, gli accordi minori possono essere anche semidiminuiti. Eccolo qua. Io faccio un movimento secondo, quinto, primo. E il mio secondo grado è un accordo semidiminuito che mi prepara ad una risoluzione molto probabilmente in una tonalità minore, cioè nel do minore in questo caso. Quando siamo in presenza di un accordo semidiminuito, noi andiamo a suonare la scala locria di questo accordo. E per farlo è molto semplice, perché saliamo mentalmente di un semitono e andiamo a suonare la scala maggiore, di in questo caso di mi bemolle. Andrò sul sol, quindi un sol misolidio, anzi, per niente, perché se vado in do minore dovrò usare una scala che contenga il mi bemolle, lo vediamo poi negli accordi dominanti. Quindi, accordo semidiminuito, scala locria o locria con il secondo grado alterato. Ecco, questa è la scala locria, cosiddetta diesis 2. Invece nel mi bemolle, in questo caso presenta il mi naturale. La scelta qui dell'allocchio o locchio di Esis 2 è abbastanza personale, a me non fa impazzire. Anche perché occorre dire che anche qui si crea il contrasto. Adesso questa storia dei contrasti vediamola anche con molto beneficio di inventario, perché poi alla fine il jazz è fatto di contrasti, è fatto di contraddizioni, è fatto anche di parecchie dissonanze, quantomeno apparenti. Quindi non è il fatto che suonando il mi io suono una nota che cozza con il fa, perché se è vero che se suono invece il mi bemolle mi cozza con il re.
dobbiamo sentire, dobbiamo vedere l'improvvisazione a livello di sonorità nella sua globalità. Non possiamo fermarci sempre solamente alle note esatte che detterebbe la regola legata alle scale. A seconda della sonorità che ne esce, possiamo in questo caso usare la Lockheed Adesis 2 oppure la scala Lockheed, molto semplicemente, che funziona benissimo. Ecco, vedete, io vado a finire su un accordo minore, risolvo su un accordo minore, in questo caso la quarta non mi disturba e diventa anche lei una target note. È l'undicesima nell'accordo minore, la tensione, l'undicesima è accettata. Eccolo qua, questo è un do minore, undicesima. E c'è il fa. Mentre disturba molto invece in questo caso la sesta. Rifacciamo. A meno che andiamo a finire proprio su un do sesta. Allora il do minore sesta, in questo caso allora anzi va benissimo. Quindi diciamo che l'accordo risolutore è fondamentale, è importante, è vedere se è settima, se è sesta, se è settima maggiore. Se un brano ha questo tipo di andamento, secondo, quinto, e il primo è un accordo minore con la settima maggiore, io dovrò usare una scala di do minore armonica che faccia sentire il si. Anzi, non mi fermerò sul do, anche qui vale lo stesso discorso. Cercherò anzi di andare a sottolineare proprio la settima maggiore, il si in questo caso. Ho fatto maggiore in realtà, è minore, rifaccio. Benissimo fermarsi sulla nona. Usiamo molto i cromatismi, cerchiamo di usare i cromatismi quando improvvisiamo. Vedete, ero qua, sono arrivato sul mio do minore, su un sol, e per aggiungere la mia target note, il re, la nona, passo attraverso fa, mi bemolle e arrivo a re. Lui sta benissimo. Andiamo adesso a vedere altre tipologie di accordi e vediamo che scale dobbiamo usare, perché sono tante le scale, ma logicamente al di là degli accordi diminuiti che adesso vediamo e di cui ho già parlato tantissimo, le scale soprattutto prendono un certo sapore e un certo interesse nel momento in cui andiamo a suonare, ad applicarle su accordi di dominante, che sappiamo tutti, sono gli accordi che più di ogni altro hanno la possibilità dell'inserimento di tante tensioni, e quindi tante sono le scale che possiamo andare a utilizzare quando suoniamo quegli accordi. Allora, accordo diminuito, sappiamo che gli accordi diminuiti sono solamente tre, perché procedendo noi andiamo semplicemente a rivoltare i nostri accordi. Ecco, quindi fermiamoci solamente ai nostri tre accordi che io vi ho fatto vedere nella lezione sui voicing, prendo sempre in questa posizione. A meno che non sono impegnato con la mia mano in alte porzioni di tastiera.
perché così mi è più facile ricordare che qua dovrò utilizzare questa scala e non un'altra. Questa scala, su questo accordo diminuito, che possiamo chiamare Fa, La bemolle, Re, ossia io uso la scala diminuita che parte dal castelletto del Sol. Non vi sto a spiegare tutta la storia dei castelletti perché ho fatto una lezione anche sulle scale diminuite. Su quest'altro accordo diminuito, che potrò chiamare Fa diesis, La, Do o Mi bemolle, ecco che vado ad usare la scala diminuita che parte dal castelletto del Fa. Mi innalzo di un semitono per andare a suonare il Sol diminuito e su qua la terza ed ultima delle nostre scale diminuite, quella che parte dal castelletto del Do. Queste scale diminuite le utilizziamo anche per comodità quando questi accordi diminuiti si trasformano in accordi di settima, nona, bemolle. Accordi cioè che hanno una tonica e si sviluppano poi con terza, settima, quinta e appunto nona bemolle. Questo è un Sol, lo suoneremo così, Sol al basso, Fa, La bemolle, Si, Re, ma questo Fa, La bemolle, Si, Re non è altro che un accordo diminuito. E quindi la nostra scala. La nostra scala che parte dal castelletto del Sol, abbinabile a questo accordo diminuito, che con tonica di Sol si trasforma in un Sol, settima, nona bemolle, quella è la scala che dovremmo usare. E qua si usa questo stratagemma, cioè l'utilizzo della scala diminuita, perché quando siamo in presenza di un accordo diminuito sappiamo anche che le toniche possono essere diverse. Il Sol, per esempio, trasforma questo accordo diminuito in un Sol settima nona bemolle, un Si bemolle, che utilizza le stesse note, ma avendo una tonica diversa, risolverà intanto in un'altra, da un'altra parte, poi ha una sonorità completamente diversa, ma la scala da usare è sempre quella, perché il nostro accordo diminuito non cambia e non cambierà quando la tonica sarà un Re bemolle oppure un Mi. Ecco quindi che le nostre scale diminuite ci vengono veramente a soccorso, perché è chiaro che quando io sono in presenza di un accordo di, poniamo, Sol settima nona bemolle, adesso le suono con, per praticità didattica, tutte insieme, cosa che non si fa mai perché si cerca sempre di allargare il voicing, se io suono un Sol settima nona bemolle, io vado già a suonare un accordo che è costituito da 5 note e nella scala che vado a usare io teoricamente queste note le devo trovare. Viceversa, se io suono la scala diminuita, io queste note ce le ho, certamente. Vedete, no? Io suono il Sol, suono il La bemolle, suono il Si, suono il Re, suono il Mi, va bene, poi il Fa, settima e chiudo con il Sol. Quindi la mia scala diminuita rispecchia benissimo quelle che sono le note del mio voicing che suono con la mano sinistra. Ecco l'accordo risolutore, che è in questo caso un Do minore, ma potrebbe essere anche maggiore. Eccolo qui. Nella realtà delle cose, anche qui si vengono a crearsi delle dissonanze, perché questa è una dissonanza, io suono un Re con la mano a sinistra nel mio voicing e vado ad improvvisare utilizzando un Do diesis. E anche il mio Mi contrasta con il Fa.
se suonassi mi bemolle, però sarebbe la stessa cosa, contrasterebbe con il re. Vedete quindi che bisogna giungere ad un compromesso. Dovendo andare in do minore, io su questa scala potrei usare, su questo accordo, potrei usare tranquillamente una scala di do minore armonico. Tutto mi anticiperebbe, se vado in do minore, la presenza del mi bemolle. Ma capite bene che se io ragiono in questi termini, cioè sono in presenza di un accordo di settima non a bemolle, improvviso utilizzando la scala armonica dell'accordo risolutore, in questo caso è il do minore, va bene. Ma se io uso un'altra tonica e il mio accordo diminuito resta quello, ma cambia la tonica, cambia tutto, perché io dovrò pensare a questo punto alla scala minore armonica di mi bemolle minore, perché si bemolle risolve lì. Quindi è chiaro che se invece noi utilizziamo una scala diminuita, questa ci funziona innanzitutto se l'accordo è diminuito senza nessuna tonica, vale a dire io sono in presenza di un fa diminuito con basso di fa, devo usare il pedale per forza, chiaro che funziona la storia, così che funziona se io uso un basso di la bemolle, uno di si, uno di re. Questa scala mi funziona su tutti e quattro gli accordi, ma funziona anche se le toniche cambiano e trasformano questo mio accordo diminuito in un accordo di settima non a bemolle. In questo caso abbiamo detto sol bemolle, sol, si bemolle, re bemolle o mi. Per tutte queste armonie, e che alla fine sono otto, io uso sempre questa scala. E funziona, quindi capite che è una scala veramente molto versatile, perché mi consente di essere usata su otto armonie diverse. Quindi voglio dire, teniamone conto, impariamole bene queste scale diminuite, che alla fine sono solamente tre. E io ho usato questo stratagemma del Castelletto proprio per renderle ancora più riconoscibili, perché questa situazione, quello che io chiamo Castelletto, sul pianoforte si ritrova solamente in tre posizioni, qui, qui o qui. C'è un tasto bianco seguito da due tasti neri e poi ancora da uno bianco, questa situazione. Ma questa è proprio l'origine delle tre scale diminuite che ci occorrono per improvvisare. Eccola qua la prima, la chiudo con il sol, questa che vado a chiudere con il fa e questa che vado a chiudere con il do. Questa la abbinerò con questo accordo, ecco perché vi consiglio di prenderlo sempre in questa posizione. Questa la abbino a questo accordo, che vi consiglio di prendere sempre in questa posizione, così è più semplice memorizzare. Qui invece siamo su un accordo diminuito di sol, parto dal Castelletto del do. Ma è chiaro che queste tre scale sono solo tre, ma vanno conosciute proprio a menadito, senza possibilità di errori. E poi occorre sapere combinarle con l'appropriato accordo diminuito, che con toniche diverse darà origine appunto a quattro diversi accordi settima non a bemolle, un accordo usatissimo nel jazz. E qui siamo arrivati, già parlando di accordo di settima non a bemolle, agli accordi dominanti, perché l'accordo di settima non a bemolle è un accordo che contiene la settima minore. Siamo in sol, c'è il fa, è un accordo dominante, ci porterà molto probabilmente a risolvere sul quarto grado della scala, cioè in do, anche se poi sapete che è una regola che viene spesso disattesa. Cosa succede quando invece le tensioni sono diverse? Abbiamo visto già in precedenza, e l'ho detto proprio l'altra volta parlando di voicing, sempre restando in ambito del sol, io uso tantissimo, quando sono da solo naturalmente, non ho altri strumenti armonici
che mi rompono i coglioni, detta proprio così, per sfogarsi un attimino, io suono il mio sol, decido di farlo diventare settima, quinta, diesis, stavolta alla presenza del mi bemolle, oltre che del fa, che è la settima, e del si, che è la terza. Quindi qui ho la possibilità di usare più di una scala. Posso usare una scala misolidia con l'arretramento del sesto grado, no? Un sol misolidio, chiamerò appunto misolidio bemolle 6 o indu. Alla fine questa non è altro che una scala di do minore melodica, se io la suono partendo dal sol, vedete bene che di quello parliamo. Ma io posso usare anche una scala esatonale, scala esatonale di sol, naturalmente. Scala esatonale, sappiamo tutti, è una scala composta da sei note. Esa sta per sei, sono sei note che distano entrambe, cioè entrambe, tutte e sei, l'una dall'altra, un tono. Logicamente, 12 diviso 6 fa 2, le scale esatonali sono 2. La scala di La bemolle, per esempio, adesso la suono, questa è la scala di La bemolle, che possiamo chiamare anche Si bemolle, possiamo chiamare Do, possiamo chiamare Re, possiamo dargli il nome di qualsiasi nota che la compone, ma la sonorità è sempre quella. Così quella di Sol, possiamo chiamarla Si, La, Do diesis, Mi bemolle. Ecco, sull'accordo di settima, quinta, diesis, noi possiamo, tra le altre, usare questa scala esatonale. Siccome abbiamo la presenza del Mi bemolle, possiamo usare anche la scala superlocria. Scala usatissima del jazz, non so quante volte l'ho nominata questa scala. È una scala detta anche alterata, perché prevede proprio l'alterazione delle none e delle quinte della scala maggiore di partenza. Noi prendiamo una scala di sol, dobbiamo alterare in pratica tutte le note. Lasciamo ferma la terza, perché altrimenti è la modale, e quindi stiamo alterando in questo caso le none. Questo lo chiameremo La bemolle, intendendolo come una nona bemolle. Questo una nona diesis, lo chiameremo quindi La diesis. Qui si ripetono, si usa l'enarmonia per definire le note della scala superlocria. Quindi Sol, La bemolle, La diesis, Si, Re bemolle, ecco la quinta bemolle, Mi, che è la quinta diesis, Fa, che è la settima minore. Quindi tutte le note in pratica sono alterate rispetto alla scala maggiore. Una scala che, a seconda della posizione, può avere una diteggiatura semplice, come nel caso del Sol, oppure del Do. E questa è una superlocchia di Do. Che mi risolverà in Fa. In altri ambiti, per esempio, questa è la scala superlocchia di Re, comincia ad essere un pochino più difficoltosa. E la diteggiatura si deve adattare alle note che andiamo a suonare e cambia continuamente. Diversamente dalle scale maggiori, in cui spesso si ritrova questa impostazione, prendiamo il Do, cioè il passaggio del pollice dopo aver suonato la terza nota con il nostro indice, il nostro medio.
per la scala Superlock ovviamente ogni scala ha la sua diteggiatura, quindi diventa un pochino problematico. Ma abbiamo visto anche, a proposito della lezione sui voicing, come poi alla fine, quando si suona jazz, gli accordi dominanti sono un po' sempre quelli: difficile che si suoni un Si, difficile che si suoni un Do diesis, difficile che si suoni un Fa diesis. Però sicuramente può accadere che, perché i brani modulano anche, quindi non è detto che in un brano che è in Fa, il Fa diesis non si deve mai usare, molto difficile. E quindi in quel caso bisogna conoscere anche la scala di Fa diesis Superlock, perché no? Però voi cominciate a impratichirvi con quella più semplice, con quelle più utilizzate, Sol, Do, Fa al solito, Fa perché modula in Si bemolle, quella di Si bemolle perché modula in Mi bemolle, quella di Sol perché modula in Do naturalmente, e quella di Re anche perché modula in Sol. La scala Superlock è poi oltretutto una scala usata proprio per il gusto, che la sonorità, che dà una sonorità molto, molto, come dicono appunto gli anglosassoni, sophisticated, molto, molto sofisticata, la parola probabilmente più azzeccata, molto, molto particolare, insomma evoca sonorità che vanno un po' apparentemente fuori, perché voi capite bene che io sono in Sol, devo andare in Do, uso la scala di Sol misolidio, se uso la scala Superlock uso una scala che quasi non c'entra nulla con il Sol, perché dicevo che ha tutte le note fuorché la terza abbassate, quindi io... è una scala dicevo molto 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 usata, proprio perché ha questa bella sonorità. Ecco, mi sono un attimo incantato perché volevo dire un'altra cosa, ma si fa troppo lunga. Sono già arrivato a 41 minuti, 42. Quindi scala Superlock, abbiamo visto la scala esatonale che andiamo ad usare quando siamo in presenza della quinta diesis, ma che andiamo ad usare anche quando siamo in presenza della quinta bemolle. Io suono basso di Sol, un Sol settimo con la quinta bemolle, posso usare, perché contiene Re bemolle, anche qui la scala esatonale. Ma l'accordo di settima quinta bemolle, in questo caso ripeto il Sol, non contempla il Mi bemolle. Se lo suoniamo non succede niente, ma potremmo anche suonare quest'altra scala, cioè con il re naturale, questa che è detta è Lidia dominante, è dominante perché abbiamo la presenza della settima minore, parliamo sempre di Sole, ma anche la presenza della quarta aumentata. Eccola qua. E quindi la Lidia dominante. Direi che queste sono le scale in sostanza che vanno usate, non ce ne sono altre. E diciamo soprattutto che quando si improvvisa è ovvio che le note che andiamo a suonare del nostro accordo non possono mancare, ma è anche vero che possiamo inserire anche delle note che sembrerebbe vadano a cozzare con quelle del nostro accordo, ma ho detto anche, lo ripeto, il jazz è anche una musica fatta di molte contraddizioni, di molti contrasti, quindi che a volte sono proprio la bellezza del jazz medesimo. Mi è stata rivolta tempo fa una domanda, ma mi ha detto un allievo, ma è necessario conoscere le scale, non si può improvvisare così. Sì, la risposta è un sì veramente tiracchiato, perché per improvvisare su delle armonie senza conoscere le scale bisogna avere un orecchio straordinario. Poi questo alla fine viene anche naturale, perché non pensiate che quando io improvviso
io improvviso come sono capace di fare. Sto a pensare adesso su una superlocca, no, è meglio la lidia dominante, ma chissà se provassi a mettere una misolidia sesta bemolle. Poi viene abbastanza naturale farlo. Pensiamo a uno che canta. E vi assicuro, ragazzi, che io di cantanti, donne e uomini, donne soprattutto, ne ho conosciute tante, ma che sapessero improvvisare ne ho conosciute quasi nessuna. Cioè, cantanti bravissime a intonare un brano, a cantare la melodia, ma poi, giunti al punto, quando capitava che giungesse questo punto, di dire, ma improvvisami qualcosa sopra. Nebbia in Valle Padana. È chiaro che è da lì che nasce l'improvvisazione. Voglio dire, l'improvvisazione pianistica non può prescindere dalla conoscenza delle scale, perché altrimenti veramente si rischia di andare a suonare note che non c'entrano nulla con quello che dovrebbe essere l'improvvisazione. Un'improvvisazione vocale, diversamente, non tiene presente delle scale, è un'improvvisazione estremamente naturale, estremamente istintiva, estremamente legata all'orecchio musicale del cantante che la esegue. E questo è un esercizio molto molto importante che vi caldeggio di fare. Voi prendete una melodia qualsiasi, adesso non dico fa mattino campanaro perché non vorrei nemmeno Fly Me to the Moon. Fly me to the moon, let me sing among the stars. Another world. Noi sappiamo benissimo cantarla con la nostra melodia. I don't know me. Another world. Help me this me. Ma che cosa succede nel momento in cui andiamo ad improvvisare? Noi ovviamente dobbiamo conoscere il brano, sapere qual è l'andamento armonico del brano, e poi ci buttiamo. Adesso riprendo la mia melodia, io ho improvvisato. Ho chiaramente qual è stata la molla che ha fatto suscitare, scatenare l'improvvisazione. Ripeto, la conoscenza del brano, delle armonie, ma poi io sono andato a orecchio. Bye 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 bye. Ho suonato queste note, ma avrei potuto suonare e cantare anche bye bye bye. No? Bye bye. Se ho fatto questo mi avrei potuto anche fare. Avrei potuto fare quello che voglio, perché le note a disposizione, se è vero che sono 12, ma messe e mischiate in altro modo, mi consentono veramente di improvvisare, di fare quello che voglio, prendendomi le mie pause. Adesso ho fatto una roba di questo genere, ho fatto un arpeggio. Ba 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 ba
ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba. È chiaro che io adesso sto improvvisando e sto suonando le stesse note dell'improvvisazione. Questo perché mentalmente so quello che sto facendo, almeno si presume che lo sappia fare, e quindi non mi è difficile. Certo che se vado a fare vocalizzi più importanti diventa più difficile, ma suonando poche note è anche impossibile, sta molto bene anche. Lo fanno in tanti, ci sono dei maestri di questo genere, cioè di cantare e di suonare le stesse note che si cantano. Però ve lo suggerisco proprio come esercizio. Mettetevi lì, prendete un brano anche più semplice, il Fly Me, anche un giro armonico. Prendiamo un giro armonico di Do. Questo, per esempio, tanto per cominciare, potrebbe essere un esercizio molto utile, un semplice giro armonico, e da lì cominciamo a improvvisare. Poi ci prendiamo le nostre pause, facciamo tutto quello che si dovrebbe fare se eseguissimo la nostra improvvisazione con la nostra mano destra, con i tasti del pianoforte. Lo facciamo con la voce, è un ottimo esercizio, ve lo consiglio. Bene, amici carissimi, qui siamo quasi un'ora, adesso al solito ci metterò un sacco di tempo per metterlo su YouTube, ma pazienza. Spero di essere stato esaustivo, magari mi sono dimenticato qualcosa, nel caso possiamo riprendere l'argomento anche più avanti. Anche perché sull'improvvisazione c'è da dire veramente tanto, c'è da dire anche tante cose che io non conosco. Perché quando anch'io, non vi nascondo, sento Peterson, dico: ma che cosa Cristo è che sta suonando quell'uomo lì? Perché fa di quelle cose che veramente mi sfuggono. Dico lui, ma potrei dire Petrucciani, potrei dire Bollani, potrei dire Pileva, la lista è infinita. Proprio perché l'improvvisazione dà questa grande possibilità di svariare, di percorrere strade diverse ogni volta, e lì entra in gioco il gusto, la sensibilità, la preparazione. Abbiamo detto tante volte, a volte, scusatemi, mi ripeto nei discorsi, ma veramente poi sono questi quelli che contano, sono queste cose, non solamente il fatto che uno nasce con un certo talento, quel da lì non si scappa, lo dico sempre, però poi subentrano tanti altri aspetti, tra cui lo studio, bisogna mettersi lì, cosa che io non faccio perché non ne ho il tempo, ma immagino che Peterson non sia arrivato a suonare quello che ha fatto Art Tatum, che io ritengo essere il più grande di tutti, suonando una mezz'oretta al giorno. Quella è gente che, però lì poi entra in gioco anche il proprio carattere, no? Era gente che si alzava la mattina, beveva il caffè, si metteva al pianoforte e ci stava fino a sera. Ecco, io personalmente non sono capace, ma neanche lontanamente potrei pensare di fare una cosa del genere, perché io dopo un po' che sono al pianoforte mi stufo, ho bisogno di fare qualcos'altro, in attesa della volta successiva in cui avrò tantissima voglia di suonare, e lo farò, mi metterò lì con grande piacere. Ma poi nella realtà Peterson è arrivato a certi risultati, gli altri pure, ma dietro c'è uno studio, una preparazione, un esercizio
incredibili, però se si vuole arrivare, la strada da percorrere è quella lì, non ci sono storie. Bene, amici carissimi, grazie per essermi stati ad ascoltare per quasi un'ora. Vi do l'appuntamento al prossimo video e vi mando il mio abbraccio, sempre come al solito, caldo, perché fa sempre caldo in questa estate bollente. Caldo e caloroso, e alla prossima con il Tino Carugati.